Ciao ragazzi, oggi è arrivato un pacco, non è un regalo, me lo sono comprato da solo e volevo aprirlo insieme a voi. L'ho ordinato, sembra sabato, oggi è lunedì ed è già arrivato. Lo avevo messo questo o cose simili in lista desideri, ma poi ho pensato che non potevo aspettare che qualcuno me lo regalasse. Wow, due sacchetti. Procediamo con la seconda apertura. Come state? Per me questa è un'estate un po' faticosa, bella per certi aspetti, dal punto di vista del canale, dei riconoscimenti. È una bella estate perché comunque sia il canale Arasule ASMR che il vlog stanno crescendo, il vlog molto più lentamente. E quindi per certi aspetti è un'estate bella. Per molti altri è un'estate molto molto faticosa, per me a livello personale, a livello familiare, ma soprattutto personale, perché mi è venuto di tutto di più. Quindi se mi seguite anche nelle storie sapete che per non farsi mancare niente sono stata anche ricoverata all'ospedale per una colica di reni. Comunque era solo un calcolo che a quanto pare è uscito. Guardate che pacco buffo. E insomma, è un'estate da un punto di vista emotivo molto particolare, molto faticosa, e allo stesso tempo io non so se a voi succede mai, ma ho la sensazione che mi stia scivolando il tempo tra le dita in una maniera pazzesca. Cioè oggi mi sembra sia il 5 agosto, io il mese di luglio è passato e non me ne sono neanche accorta, non lo so, vabbè. Ah, vediamo un po' se riesco ad aprire questo pacco. Sì, voglio fare un video rilassato, nel senso che mi va anche di chiacchierare un po' così di più e del meno, oltre a farvi vedere quello che è arrivato. Allora, qui si comincia a intravedere. Poi non riesco a togliere lo scotch, lo sfilo da dentro il mega pacco. Eccolo qua. In realtà io avevo visto uno di questi aggeggi su Instagram, su un sito, ma aveva un costo un pochino troppo elevato e quindi ho detto no, vabbè, non posso spendere sta cifra. Ho detto intanto provo a cercare una cosa più economica. E quindi qua abbiamo tutte le istruzioni, insomma ormai lo saprete, cioè anche dal titolo, perché magari nel titolo appunto l'ho scritto, quindi sapete che cos'è. Ho preso un massaggiatore per il viso, adesso stanno andando molto di moda, eccolo qua, è plasticosino. Allora sentite dal rumore, è plastica, secondo me sì, è una cosa plasticosa. E anche questo, mi sarebbe piaciuto non prenderlo in plastica, perché il mio primo pensiero è stato: questa plastica a contatto con le secrezioni comunque semiacide della pelle si scolorirà presto. Però volevo provarlo, avevo visto in vari video questa cosa. Wow, ci picchia, cavoli ragazzi, è una cosa, cioè prende davvero i tessuti e li scolla, accipicchia, wow, accipicchia. Allora, l'ho preso appunto sia per fare questa cosa, cioè sia per massaggiare e tonificare questa zona del viso che tende a cedere soprattutto da una certa età in poi, ma anche perché se mi seguite saprete che io ho diversi problemini muscolari, di dolori,
Non mi piace identificarmi nelle sindromi o nelle malattie, però insomma è da tanto tempo che mi è stata diagnosticata sia la spasmofilia che la fibromialgia e oltre a tutti gli altri. Vabbè, chiudiamo parentesi perché sennò andiamo a toccare argomenti che non ho voglia di toccare, soprattutto non mi va di parlarne oggi. Comunque, diciamo che la mia muscolatura è sempre dolente, dolorante, tiratissima. Ogni movimento che può sembrare normale per una persona, io mi sento come se mi si strappasse il muscolo e anche la muscolatura è sempre molto rigida, dura. Quindi ho pensato che questo massaggiatorino, oltre a essere utile per liftare un po' questa pelle, che comunque, ragazzi, io continuo a dire che ho 48 anni, ma ormai settembre, ottobre, no, tra 2 mesi e mezzo ne faccio 49. Quindi, oltre a fare questa cosa qua, ha un'altra funzione, cioè io voglio usarlo proprio per massaggiare il mio collo e le parti. Ora anche qua, tipo all'esterno, non so se voi avete mai provato a toccarvi l'attaccatura delle inserzioni dei muscoli sullo sterno. Provate a pigiare qua, in questa zona qua, ai lati dello sterno, e se sentite dolore vuol dire che evidentemente la muscolatura ha qualche aderenza, insomma, ha bisogno di essere massaggiata. Quindi io l'ho preso proprio anche per fare questi massaggi qua, diciamo un po' più fisioterapici, vedete anche qua sui muscoli qua dietro lungo la colonna vertebrale, e mi sembra che, insomma, devo un attimo imparare a usarlo, ma mi sembra che possa essere utile, anche perché la sera magari mi metto in poltrona e sto sempre lì con le dita, massaggio massaggio, magari avendo questo aggeggino può essere una cosa interessante da fare. Ora qua ci sono tutte le istruzioni, quindi me le leggerò con calma. Sicuramente vi metterò giù nell'info box o anche nel primo commento il link per poter acquistare questo attrezzino. Io l'ho pagato poco, mi sembra sugli 11 euro e qualcosa. Poi ce ne sono di altri tipi, magari migliori, però cioè quello che avevo visto inizialmente che mi piaceva costava sui 40 euro e non era proponibile per me. Però ecco, questo vedete, lo potete usare anche, oddio, è fantastico, anche qua sul braccio, no? Sentite che lavoro, cioè, credo di aver fatto un ottimo acquisto. Guardate, io mi sto massaggiando il braccio e sto sentendo tutti i brividi perché mi sta proprio scollando la muscolatura. Quindi secondo me sono 11 euro spesi veramente bene. Che poi vi ripeto, io l'ho fatto anche proprio per rilassare la muscolatura, anche proprio per staccarla, per scioglierla, perché magari mi metto la sera in poltrona, mi guardo la TV, dei video e faccio questo movimento qua e magari ne approfitto per massaggiare un po' i miei muscoli che poverini sono, e vabbè, anche il visino, anche qua alla fronte. Allora, per il viso forse è un capellino grande, quindi questo è per viso e corpo, full body shape, cioè quindi loro lo consigliano sia per il viso che per il corpo. Magari per il viso forse è il caso di comprare un qualcosa di più piccolo, con le palline più piccole in modo da poter rullare meglio anche nelle altre parti, però comunque questa zona qua, che poi ad esempio questa zona che io vado a massaggiare, è vero che serve per tonificare anche la parte qua da un punto di vista estetico, però questa muscolatura, la muscolatura questa qua della mandibola, è molto collegata anche al collo, quindi spesso quando siamo contratti con il collo si vanno a contrarre anche questi muscoli qua, soprattutto se durante la notte abbiamo anche la pessima abitudine di stringere i denti, quindi andiamo a creare delle contratture che poi alla fine, ragazzi, sono tutte collegate.
Quindi andare a massaggiare qua non fa bene solo da un punto di vista estetico, ma va anche a, ad allentare forse un po' di tensioni. Poi vedete qua il collo, ecco, se io mi giro così, sento che mi sta veramente lavorando su quei muscoletti sottili, sottili che si trovano in questa zona. Ora io consiglio di, vedete, questa mano è libera, cioè se vado a massaggiare la parte sinistra di usare la mano destra e viceversa in modo da non creare contrazione col braccio, vedete? Bene, io sono super super contenta di questo acquisto, credo che questi 11 euro siano stati spesi veramente bene. E niente, vi lascio il link se il prodotto vi interessa. E vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questo nuovo video così semplice, semplice e formale con il mio outfit di quest'estate, ovvero la mia maxi t-shirt, che ce ne ho due o tre, e vivo, praticamente sto vivendo con questa maxi t-shirt, poiché non esco quasi mai e quindi in casa sto proprio comoda così. Mi sono truccata per voi però, perché mi dispiaceva fare il video proprio a viso lavato, con l'occhio pesto dal poco sonno, insomma. Tesori, vi mando un bacino e se ancora non l'avete fatto lasciatemi un like e un commento che mi fa sempre tanto piacere.